E beh, YouTube. Ciao. Oggi, prima che arrivino i clienti, bisogna sistemare le sale. Andiamo. Andiamo a sistemare i microfoni. Questi sono i microfoni. Eccoli qua. Qui ci sono 57, 58, 112, un bellissimo Sennheiser vintage, questo è l'MD431, un Kennett Super Sound degli anni 80. I microfoni per i Tom, Sennheiser E904, la serie che avevo prima era questa, il Sennheiser E604, poi qua sopra c'è un po'. Altre 14, il Sennheiser per chitarra, il 606, bel Beta 87, gli HPG 3000, un finto microfono a nastro della Fame 421 degli anni 70, del 75 esattamente. Un 4000B HPG, C1000 HPG, questo è un recente acquisto, MD416N Sennheiser Vintage. Un altro bel microfono, MD441U. Questo è il Soundtronics Orpheus, un Rode NT1A. Questa è un'imitazione del Telefunken
è un microfono della Fame a valvole, vintage T47, simpatico. SM63 Shure, microfono panoramico. Utilizzato soprattutto per registrazioni audio nelle riprese video, spesso si attacca alle telecamere. Shure SM81, immancabile. AKG C451B, due Behringer C2 eccetera eccetera. Sennheiser S102 per cassa. D112 per cassa. Quello che ho in sala, ne ho già due montati, sono il Beta 91, sempre Shure, e il Beta 92. Uno all'interno della cassa e uno all'esterno della cassa. Andiamo in sala B a sistemare soprattutto la batteria. Eccoci in sala B. Facciamo un saluto a Stefano che mi sta facendo dannare. Ciao Stefano. Arredi chiari. Ci sono le batterie che sono galletti. Galletti, per intenderci, sono questi. 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 Li stringono in una maniera allucinante. Tra l'altro non c'è neanche bisogno. Io negli anni, a furia di smontare galletti con le dita, ho sviluppato una forza nelle dita che è una cosa mostruosa. Praticamente sono un culturista delle dita. Allora, qui abbiamo la batteria Yamaha Stage Custom Fusion 7 con rullante TAN in acciaio. TOM 10, 12, 14 e 15, è una misura un po' strana. Questo è l'ampli per il basso. Ampeg SVT3 Pro con la sua cassa 4x10, Marshall JCM900, Marshall JMP del 1978, questa è come, più o meno come la Flexi, Marshall JCM2000 DSL100, quindi la due canali, il mixerino col finale, due microfoni da rimettere a posto,
solito scrigno. Ok, torniamo in sala. L'ampli per il basso, sono due testate, una è una Warwick Pro Tube 4, piuttosto anzianotta, e l'altra è un Ampeg SVT 4 Pro con le casse Warwick 4x10 e 1x15. Poi qui abbiamo Marshall GCM 2000 TSL 100, i tre canali della Marshall. Questa è la bambina, io la chiamo, è una Yamaha 9000 Recording Custom con tom da 8, 10, 12, 14 e 16 e il rullante 14x8 sempre della 9000. Ovviamente cassa da 22 col ring. Poi qui abbiamo il Mesa Boogie Dual Rectifier solo, questa è una testata del 93 con la cassa Mesa Boogie. Vediamo le tastiere, faccio un trasloco qua. Korg Triton Pro, Oberheim OB e Yamaha S90 ES col mixerino delle tastiere qui tutto incasinato perché ieri l'abbiamo usato anche per le chitarre. Posto e andiamo in sala regia. Il cuore dello studio. Questa è la mia sedia. Questo è il banco. Il banco è un Soundcraft DC2020 del 95, banco inline analogico con fader motorizzati con suo sequencer a bordo eccetera eccetera, tastierina di Pro Tools, doppio monitor, terzo monitor. Andiamo all'outboard, per dirla assamericana. Accendiamo la luce, un pre-valvolare Art MPA Gold, un channel strip Focusrite ISA 430, un altro channel strip Avalon VT737, un altro channel strip Focusrite Platinum Voice Master Pro, un altro pre Art Pro Channel, questo è un compressore Behringer Vintage Series valvolare, questo è un bellissimo pre
Fintech Audio, i miei due convertitori da 16 canali l'uno, ferro Fish a 16 MK2. Andiamo di qua. Quindi qua abbiamo un accordatore della Behringer che usiamo più che altro come metronomo, un compressore valvolare ART Pro VLA2, un processore d'effetti Yamaha Pro R3, un altro channel strip DBX376, processore per il mastering TC Electronic Finalizer 96K, un processore d'effetti Alesis Midiverb 4, un altro vecchissimo ma efficientissimo Yamaha MP700, il pre per le cuffie, un compressore 8 canali Presonus, compressore gate, gli altri sono due compressori di DX, due Alesis 3630, tutto ovviamente patchato qui, patchato su. Questo è il mixer per la gestione della sala A. Queste sono le mie chingaglierie. L'altro mobiletto con il sistema Hi-Fi, doppia piastra GVC, lettore CD, pennine USB Omnitronic eccetera eccetera, lucignolo. L'ultimo ADAT che mi è rimasto, un altro processore d'effetti Yamaha MP700, un altro Midiverb 4, un equalizzatore parametrico valvolare Behringer Multigate Behringer, un altro processore di effetti Alesis Midiverb 3, un altro MP700, un mixer di linea dove ci sono collegati tramite la patch bay tutto l'hi-fi, l'equalizzatore per la sala A, il lettore DAT Fostex, un bel pre della Warwick valvolare e un altro pre Bassman sempre per basso. Questa qua sotto è una multi DI che non utilizzo, e questo è il finale Pioneer che mi è stato regalato quando avevo 15 anni ed è tuttora in funzione. Gli ascolti sono Alesis Monitor 2, Genelec, Opera e una coppia di Auraton che a me piace definire Assone e Bottolo. Bene, qui c'è ancora qualcosina che non uso di frequente, ci sono, dunque c'è una patch bay, due gate, due canali e
un pre-valvolare a 8 canali, sempre per il ghetto. Qui c'è uno scherzo, questo è il mobile che tiene la tastierina MIDI. Le cuffie, bene, io ho finito. Ciao.